Sì, buonasera a tutti, sono Manuel, vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama I Tarocchi di Manuel Sciatallo. Stasera ho deciso di fare questo ulteriore video per andare a fare per tutti voi la settimana che andrà da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio. Sono previsioni interattive. Quindi vi ricordo che se non dovesse prendervi a tutti, lasciate andare, vuol dire che il messaggio non era rivolto a voi, perché le cesure interattive non possono mai sostituire una personalizzata. E poi vi ricordo che le carte vanno viste come dei specchietti per prendere, diciamo così, dei consigli, e non vanno assolutissimamente presi come una sentenza che non può mai cambiare. Allora, per questa sera userò i tarocchi dell'indovino, come di consueta mia abitudine. Poi, come carta ulteriore andiamo ad usare i tarocchi degli angeli custodi di Dorin Virtù. E come ulteriore carta consiglio andiamo ad usare l'oracolo degli angel therapy di Dorin Virtù. Allora, adesso andiamo a mescolare e poi faremo i mazzetti. Settimanale che andranno da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2019. Primo mazzo è mescolato. Ora andiamo a mescolare i tarocchi degli angeli custodi di Dorinvirtù. Quando si mescolano e vogliono uscire, vuol dire che vogliono parlare, che hanno voglia proprio di parlare. Speriamo che ci daranno delle buone notizie. Consiglio a tutti quelli che guardano questo video, fatto la previsione settimanale da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2019. Allora andiamo a comporre i tre mazzetti. Mazzetto 1. E mazzetto 2.
Andiamo a spostare le carte che non ci servono più, quindi mettiamo qua che almeno non danno fastidio. Almeno potete vedere meglio le carte. Allora, concentratevi bene e fate la vostra scelta da mazzetto 1, mazzetto 2 e mazzetto 3. Le carte consiglio perché scelto il mazzetto il numero 1, lo mettiamo da parte. Allora, le carte sono, sì. Si vedono, sì. Allora, perché ho scelto il mazzetto numero 1 è uscita la torre capovolta, seconda carta la morte e terza carta il bagatto capovolto. Allora, come primi giorni della settimana verso lunedì e martedì con la torre capovolta sarete in una situazione di inquietudine. Molto probabilmente per una situazione che magari vi state portando dietro da un bel po' di tempo e che ancora vi sentite prigionieri e dipendenti, diciamo così, che non riuscite a, come dire, a risolvere un determinato problema, però poi verso. E quindi state ancora cercando con la torre capovolta una soluzione per uscire fuori da questo problema. Per quanto riguarda la metà settimana con la morte, ci sarà una trasformazione, un cambiamento che è solamente provvisorio, però adesso vi andrò a spiegare il perché. Per quanto riguarda questa situazione, ci sarà, diciamo così, un cambiamento. Diciamo così, inaspettato, che tutta una volta vi darà la sensazione di aver trovato un bivio su come risolvere questa determinata situazione. Poi, come terza carta, che è il bagatto capovolto, se siete persone che avete dei figli, magari un ragazzo giovane che non supera i 35 anni di età, che magari ha dei problemi per quanto riguarda la situazione lavorativa, perché la carta del bagatto è una persona quando esce al dritto, che è una persona molto indipendente, molto scarsa, scaltra, coraggiosa nell'affrontare le situazioni, cioè si butta senza pensarci, ma sembra una persona, anche se giovane, con la testa sulle spalle, che ha tutte le caratteristiche per raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Siccome questa carta è capovolta, cioè significa che se, come ho detto prima, se avete figli, magari può succedere che questa persona a voi molto cara potrebbe essere preso dalla paranoia e non ha tanta voglia di far nulla, magari,
o che ha semplicemente dei problemi a livello lavorativo e che non riesce, diciamo così, o che non riesce o che non vuole a risolvere queste problematiche che ci sono davanti. Un'altra che si porgono davanti a lui, un altro tipo di interpretazione potrebbe essere conquistatore capovolta, c'è come prima carta, significa che potrebbe anche significare che voi state anche uscendo da una rottura a livello sentimentale, che avete avuto un distacco con una determinata persona e che ancora vi sentite oppressi, cioè dipendete ancora da questa storia e ancora pensate alla storia avuta con questa determinata persona. Però con la carta della morte, che è la carta anche della trasformazione, la storia, la vostra situazione potrebbe subire anche una trasformazione, un cambiamento anche inaspettato, che però durerà, sarà solo, come dire, un falso allarme. Perché poi come terza carta finale c'è la carta del bagatto, che questa persona anche potrebbe avere dei figli che potrebbero ostacolare la vostra storia, diciamo così, che non sono d'accordo e che non sono d'accordo per che voi continuerete questa storia, diciamo così, no? Oppure questo bagatto potrebbe essere anche il vostro terzo incomodo, diciamo così, il partner extraconiugale che vi sta solo, diciamo così, illudendo, che sta cercando di nuocervi. Allora, andiamo a vedere le carte consiglio. Allora, prima carta consiglio è il 9 di pensiero, cioè il 9 di spade. Ora vi leggo e poi vi do l'interpretazione. Allora, smetti di essere così duro con te stesso e volgi i pensieri in positivo. Tutto andrà bene, stanne certo. Aspettarsi il peggio serve a ben poco. Sappi che il tuo cielo ti offrirà una soluzione. Se la notte fatichi a prendere sonno, ho una difficoltà perché ha ansia, affida il tuo problema ai tuoi angeli. Allora, questo 9 di spade, con la carta dei tarocchi e degli angeli custodi, vi sta dicendo di non essere troppo in ansia per questa situazione, che da un momento all'altro, se fate dei pensieri positivi, potrebbe. La situazione potrebbe subire una trasformazione in positivo e vi sta dicendo inoltre che se non riuscite a, diciamo così, ad essere positivi in questa situazione, potete pregare gli angeli e potete affidare le vostre preoccupazioni e chiedergli di fare in modo di sistemare come meglio possibile, al meglio possibile, questa situazione per essere felici. Allora, gli Angel Therapy dicono chakra della corona, scusate. Presta attenzione alle tue intuizioni, perché sono messaggi della vera guida divina in risposta alle tue preghiere. Allora, gli Angel Therapy vi stanno dicendo di prestare molta attenzione ai segnali che state ricevendo. Che sono dovute, questi segnali sono mandati dagli angeli grazie alle vostre preghiere e gli angeli vi stanno rispondendo con dei determinati messaggi per aiutarvi a risolvere al meglio questa situazione che voi si è creata in voi. Allora, il primo mazzetto l'abbiamo concluso, così non ci vediamo.
prima e secondo, allora, perché scelto il secondo mazzetto per la settimana? Sono re di quadri e matto capovolto. E terza carta, la giustizia capovolta. Allora, come ho detto prima, prima carta re di quadri, seconda carta matto capovolto e terza carta la giustizia. Allora, con la carta del re di quadri, cioè re di denari, qua potreste avere un incontro in questa settimana con una persona matura. Che è molto una persona molto intraprendente e stabile a livello economico, o che potrebbe farvi degli avanzi. Oppure questo re di denari potrebbe essere anche il vostro datore di lavoro che vi potrebbe chiedere anche vi potrebbe dare anche dello stipendio oppure potreste avere anche un avanzamento di carriera con questo re di denari o molto semplicemente potreste ricevere delle proposte di un nuovo lavoro. Siccome questa carta esce come prima carta, cioè significa, potrebbe anche significare che voi nel passato avete avuto dei problemi anche a livello lavorativo e grazie a questa nuova settimana che entrerà potreste ricevere delle proposte a livello lavorativo oppure ricevere un aiuto economico da questa persona molto benestante. Però state molto attenti, perché come seconda carta c'è il matto capovolto, che questa persona sì, potrebbe aiutarvi, ma potrebbe avere, se siete donne, un secondo fine, potrebbe anche, diciamo così, agire da astuzia e farvi credere magari che la proposta che vi ha fatto è in un certo modo, ma che poi potreste anche trovare la piacevole sorpresa di essere tutto il contrario di quello che vi ha detto lui, per farvi cadere, diciamo così, nel suo tranello. Oppure, e poi allora leggo la terza carta e poi vi faccio un altro tipo di interpretazione che potrebbe essere. Allora, la terza carta è la giustizia capovolta. Potrebbe essere questa carta, potrebbe significare che tutta questa storia vi mandi un po' in confusione, vi squilibri un pochettino e sarete un pochettino pensierosi, no? Cioè in ansia, perché questa carta, quando è capovolta la giustizia, l'arcano maggiore numero 8, rappresenta uno squilibrio e una disarmonia. Magari potreste non sentirvi a vostro agio con la proposta che vi ha fatto questa persona. Oppure molto probabilmente anche un altro tipo di stesura potrebbe essere che questo re di denari vi aiuterà sicuramente nel farvi, diciamo così, questa proposta di lavoro e lui verrà con buone intenzioni verso di voi, ma se questo matto potreste essere anche voi che non riuscirete magari a valutare molto bene e a prendere a volo la
la proposta che vi ha fatto, perché magari non vi piacerà magari la proposta di lavoro che vi ha fatto e sceglierete di non andare a lavorare con questa persona. E in questo caso vi ve ne pentirete della scelta che avete fatto, perché poi capirete che non avete ragionato, diciamo così, appieno, non avete visto tutti poi i conti di questa proposta che vi è stata fatta e avete perso semplicemente un'occasione. Oppure un altro tipo di stesura che molto probabilmente potrebbe anche risuonare con queste tre carte, che voi siete sposati con questo uomo di denari, ma una persona molto indipendente, benestante, che non vi fa mancare niente, molto, molto affidabile, pignolo. Che ci tiene a voi, però voi potreste avere una storia extraconiugale con un ragazzo più giovane, che mi esce come un matto, che vuole solo delle prestazioni sessuali, si vuole fare solo delle avventure e magari vi fa credere qualche cosa che in realtà non esiste, e voi grazie a questa situazione sarete, con la carta della giustizia capovolta, sarete un po' in panico e sarete squilibrati, cioè indecisi nella scelta da fare, se continuare ancora con questa storia oppure no. E allora andiamo a vedere le carte consiglio e poi vi dico che cosa succede. Allora, 10 di abbondanza. Allora, il cielo ti ha offerto molte donne. I membri della tua famiglia sono uniti e lavorano insieme. I figli dispongono di tutto ciò di cui hanno bisogno e un giorno ci sarà una buona pensione. Hai insegnato alla tua famiglia la grazia che viene dal distinguere il bene dal male, e dovresti andare molto orgoglioso. Allora, con questa carta si ricollega benissimo alla situazione che ho detto io, che qualcuno vi potrebbe anche aiutare a livello economico, che potreste anche avere delle difficoltà o potreste ricevere anche delle nuove proposte di lavoro che magari lo state trovando proprio adesso in questa settimana e che avete avuto dei problemi. E si ricollega anche al fatto che questa nuova proposta se dovete stare attenti alle decisioni che dovete prendere, come ho detto prima, con il matto capovolto, perché se sbagliate, come ho detto prima, con la giustizia capovolta ve ne pentirete e sarete un pochettino squilibrati, e che la scelta che farete dipende il vostro futuro, diciamo così, come ho detto io prima. Allora, la carta degli Angel Therapy. Se sei teso, focalizzati sull'aiuto che puoi dare agli altri. Allora, leggiamo questa carta. Esprimi l'intenzione di trovare la risposta alla tua domanda: come posso rendere il mio mondo un posto migliore? E la legge d'attrazione si occupa automaticamente dei tuoi bisogni. Allora, questa carta degli Angel Therapy vi sta dicendo di fare dei pensieri più positivi, in modo che la legge dell'attrazione si applichi, e se voi pensate, emanate energie positive su una determinata situazione,
riceverete quello che desiderate. Quindi gli angeli vi stanno invitando, in un certo senso, ad essere più positivi in modo da ricevere quello che voi desiderate. Terza e ultima stesura. Allora andiamo a vedere perché ha scelto la terza stesa, che settimana ci aspetta. Aia. Allora. Prima carta, il 9 di cuori. Seconda carta, 2 di spade, che nelle mie carte indica l'amicizia. E terza carta, la temperanza capovolta. Allora, con il 9 di cuori, che nelle mie carte indica la vittoria, potreste ricevere un riconoscimento che magari da una persona che prima era andata via e poi molto probabilmente in questa settimana ci ripenserà perché potrebbe capire il vostro valore, che cioè diciamo potrebbe capire che siete molto importanti e una persona che meritate il suo amore, quindi potrebbe ritornare a voler stare di nuovo con voi. Oppure questo 9 di cuori potrebbe indicare anche che potesse ricevere dei nuovi inviti magari o delle notizie, perché se ci fate caso vedete questo uomo è a cavallo e c'è questa persona che gli porge la corona, cioè sì, potrebbe anche significare che è un dono e io lo posso interpretare anche con un invito o una dichiarazione di una persona che magari siccome prima carta voi vi state frequentando con questa persona ed è da un po' di tempo che state aspettando delle avanze da questa persona che in questa settimana si potrebbe molto probabilmente decidere a dichiararsi nei vostri confronti. Allora, poi con il 2 di spade, che nelle mie carte indica l'amicizia, questa carta po mi potrebbe indicare che voi dovete e potete fare affidamento a qualcuno che è molto vicino a voi, oppure che se avete con questa persona che ho detto con il 9 di cuori, se avete una comitiva in comune con il 2 di spade, cioè questi amici si metteranno in mezzo per far sì che vi sosterranno, in poche parole, no? Vi daranno, potete contare sull'appoggio degli amici. La temperanza capovolta, per andarla a rilasciare a queste due carte che sono uscite, potrebbe essere interpretata come una carta di qualcosa di inaspettato che magari vi farà sentire un po' fuori, diciamo così, che vi spazzerà un pochettino, che tutta questa cosa che vi potrebbe arrivare, questa notizia che vi potrebbe arrivare, molto probabilmente sarà una cosa inaspettata che poi vi porterà un pochettino di disequilibrio, diciamo così, no? Che magari sarete indecisi su che cosa fare. Allora, adesso andiamo a vedere le carte consiglio degli angeli, che cosa ci dicono gli angeli gli angeli custodi. Allora, arcano maggiore numero 12, visione chiara.
È ora di cambiare prospettiva. Hai il dono di saper vedere al di là della situazione attuale, immaginando possibilità incredibili. Abbi fiducia. L'appartenente immobilità che avverti mentre riformi i tuoi progetti avrà presto termine. Prendi consapevolezza della tua unicità permettile, scusate, di porsi al tuo scusate, e permettere di porsi al tuo servizio. Siccome questa carta è capovolta, si ricollega benissimo alla temperanza capovolta, perché tutte queste situazioni che vi potrebbero succedere durante questa settimana vi creeranno un pochettino di disequilibrio, e poi voi potreste essere un po' diffidenti e frenare un pochettino, perché magari vi potreste sentire, potreste immaginarvi di essere presi in trappola, no? Diciamo così, di ricevere un tranello, e invece vi stanno dicendo che non è così. Gli angeli vi stanno dicendo che dovete avere una visione più ampia, in modo che i vostri progetti si realizzino. Allora, la carta consiglio degli angel therapy invece è il chakra della radice. Allora, scegli solo pensieri positivi per descrivere la tua casa, la tua professione e la tua situazione economica, perché le parole che usi determinano il tuo futuro. Allora, gli angel therapy anche vi stanno chiedendo, inoltre, alla carta dei tarocchi degli angeli custodi, vi chiedono anche di essere più positivi e di avere più fiducia negli eventi che potrebbero succedere intorno a voi. Quindi vi chiedono di aprire la vostra mente e di vibrare con energie più alte, diciamo così, e di non preoccuparvi per il vostro futuro, che tutto andrà bene. Allora, abbiamo finito. Un e due. Allora, io dopo questa stesura ho finito, e vi ricordo che se non siete iscritti al mio canale, chiunque volesse iscriversi al mio canale mi fa molto piacere, siete sempre benvenuti. Inoltre vi ricordo che per avere un consulto privato con me, per avere informazioni, mettersi in contatto con me, mi puoi scrivere all'email nele84231@gmail.com, oppure mi puoi scrivere semplicemente alla mia pagina Facebook, Magia e non solo. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi invito ad iscrivervi, se vi fa piacere, al mio canale. Dopo questo video, se il video vi è piaciuto, mettete un like o commentate come vostra abitudine, e mi fate sapere quello che vi succederà entro questa settimana, se avete riscontro, insomma. Dopo questo, io vi auguro una dolce notte e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Manuel.